primo trofeo podistico è il Mare tra le Terre, che prende il nome dalla vostra associazione. Sì, sì, è un onore naturalmente avere organizzato questo evento a Villafranca, del quale non c'era traccia da un buon ventennio. Siamo lieti appunto di intitolarlo alla nostra associazione, che si chiama appunto Il Mare tra le Terre. È un'occasione per accomunare un po' tutti gli sportivi, non solo della zona ma anche del circondario, che verranno credo in maniera numerosa, ed è un mezzo appunto per divulgare quei valori che soltanto lo sport riesce a dare, quale la lealtà, il rispetto per l'avversario, andare oltre i propri limiti. Insomma, è un mezzo per coinvolgere sempre più persone e per divulgare quei valori sani che soltanto lo sport può dare. Mare tra le Terre, come è nata l'idea di chiamarla così? Veramente l'idea del nome, che è stata subito appoggiato insomma con entusiasmo, è del presidente onorario Giuseppe Viola, richiama sicuramente la posizione strategica che Villafranca, così come tanti altri comuni tirrenici, ricoprono nella geografia appunto della zona, e richiama questa lingua di terra che è baciata e bagnata dal mare tirreno. Impegno per lo sport, ma non solo. No, non solo, non solo. Questa è la prima attività, è la prima gara, diciamo così, che organizziamo, però abbiamo in progetto tante altre cose da fare, tante iniziative che si sposano con il territorio. Vediamo, insomma, questa è la prima, vediamo come andrà, e poi parleremo, spero, di tante altre cose che possiamo fare insieme. Invito ovviamente a partecipare alla gara, ma anche ad assistere. Sì, certo, questa è una gara che rientra nel calendario, nel circuito FIDAL, per cui ci aspettiamo comunque tanta partecipazione di pubblico, non solo come partecipanti ma soprattutto anche come spettatori. Mi auguro che ci sia una bella cornice, perché il circuito lo merita, Villafranca merita una gara appunto della quale dicevo non esiste traccia da tanti anni, e mi auguro che sia appunto soltanto la prima delle tante occasioni che ci saranno.